Salve a tutti ragazzi e ragazze. Allora, oggi volevo farvi vedere come recuperare alcuni cabochon di paste polimeriche o in resina con la tecnica Watermap. Di solito questa tecnica si utilizza solo ed esclusivamente per la lavorazione della nail art, però la possiamo utilizzare anche per le nostre creazioni. Allora, cosa abbiamo bisogno? Degli smalti che alcune persone dicono che alcune si sciolgono, si aprono, si allargano, non si allargano, però a noi questa cosa non ci interessa perché se abbiamo degli smalti che non si allargano vi farò vedere cosa dovete fare e come potete utilizzarli lo stesso. Ovviamente per la nail art è un altro discorso, per il nostro lavoro, cioè per quello che dobbiamo fare, vanno bene anche quelli. E cosa abbiamo bisogno? Di una bacchettina, queste ad esempio sono quelle del ristorante cinese, un pezzettino di plastilina, una pasta polimerica e l'oggetto che vogliamo poi immergere e fare la lavorazione. Ora vi faccio vedere, ad esempio, questa lavorazione è una di quelle che ho fatto già precedentemente. Non so se riuscite a vedere. È molto simpatica e ho recuperato un cabochon che è comunque anonimo. Allora, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto prendiamo un bicchiere di carta e ci mettiamo dell'acqua, normalissima acqua del rubinetto. Cominciamo ad aprire tutti i nostri smalti e a mettere goccia a goccia all'interno del nostro bicchiere. Questo è uno di quegli smalti che vi dicevo che è abbastanza denso. Ci vuole un pochino prima che scende la mia goccetta. Eccola. E questo infatti è uno di quelli che non si dilata, vedete? Ci sono alcuni, però a noi non ci interessa perché non stiamo facendo una nail art, ma stiamo solo cercando di recuperare i nostri, ovviamente, cabochon prima di buttarli. E continuiamo così. Quelli con i brillantini sono più semplici, si dilatano più facilmente. Poi ci sono anche degli smalti, anche che non sono con i brillantini, ma che si dilatano lo stesso. Ogni tanto io lo muovo. Questo giallo, ovviamente, proviamo di nuovo. Si vede proprio dalla densità che ha lo smalto, già che non va, però farà il suo effetto poi alla fine. Mettiamo di nuovo il viola. Ecco, il viola io lo metto. Comunque io faccio anche così. Quelli che non si sciolgono di smalti li utilizzo in maniera diversa. Poi alla fine, guardate anche questo giallo, quello più fastidioso. Mettiamo di nuovo il rosso. Cioè, io mi diverto proprio a giocare con questi smalti. Una volta che insomma abbiamo deciso più o meno il disegno, dobbiamo prendere, non so se riuscirò mai a fare un video senza lo squillo del telefono o il cane che abbaia. Allora, adesso io prendo questo attrezzino che ha una punta, ma potete prendere anche uno stuzzicadenti o qualunque cosa che ha una punta e comincio a giocare. Allora, io comincio a fare questi giochini così. Vedete lo smalto? Sì. Se ne va un po' come vuole. Creiamo dei giochi. Quando diciamo a un certo punto ci piace il lavoro che stiamo facendo, abbiamo fatto, prendiamo il nostro oggetto, lo inseriamo all'interno dell'acqua, così, dopodiché andiamo, sempre con quell'attrezzino che prima abbiamo utilizzato, andiamo a togliere questa parte dello smalto in più, così. Tiriamo fuori il nostro oggetto ed eccolo qua. Ora ovviamente è bagnato, però ecco che abbiamo fatto un disegno
sul nostro cuoricino, già è più bello rispetto a come era prima. Poi io che cosa faccio? Lo prendo e lo metto in un punto, adesso vi faccio vedere, all'interno della vaschetta della plastilina, così, oppure potete metterlo all'interno di un, cioè bucarlo all'interno del polistirolo, quello che vi pare, e lo dovete lasciare asciugare. Intanto proseguiamo con i nostri esperimenti. Allora, togliamo tutto quello smalto in più che c'è con un pezzettino di carta e facciamo. Allora, adesso andiamo su questa, diciamo, questo dischetto fatto in fimo e vediamo il risultato. Allora, ricominciamo come abbiamo fatto prima, mettendo le nostre goccette all'interno del bicchiere. Questi colori matte sono anche più densi. Oh, dai. Mi fa fare brutte figure, no? Eccola. E vai. Questo però si allarga, vedete? Mentre quell'altro colore non si allargava. Nero. Questo colore beigiolino. Poi mettiamo un viola più scuro. Mi raccomando, quando fate cadere la goccia, tanto vicino all'acqua, perché altrimenti vi scende giù nel bicchiere, eh? Quindi non la fate cadere dall'alto, ma sempre vicino alla. Vicino all'acqua, raso all'acqua. Riusciranno i nostri eroi a far scendere la goccia viola. Eccola, è andata. Di nuovo il nero. Il nostro beige. E poi penso che adesso basta. Mi sembra che ci siamo. Allora, cominciamo a giocare. Facciamo così. Poi qua andiamo qui. Poi facciamo così. Poi di qua andiamo così. 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 Cioè, io non è che sia una grande. Ma guardate che carino che è venuto questo disegno qua giù. Questo mi piace. Io vado a prendere proprio questo. Vado giù. Tolgo gli smaltini in più. Poi togliamoli tutti. E voilà! Guardate che carino. Beh, adesso è meglio di quel colore un po' briciolato che era prima, eh? E adesso io continuo il divertimento. Quindi abbiamo visto che sia sulla resina che sulle paste polimeriche possiamo utilizzare questa tecnica. Spero di esservi stata utile. Io continuo nel mio divertimento e ci vediamo. Poi vi metterò qualche foto finale. E ora che Ciao a sono tutti. asciutti, dobbiamo lucidarli. Prendiamo uno smalto trasparente e andiamo a lucidare i nostri cabochon. Così abbiamo recuperato dei cabochon che non ci piacevano. Ecco qui, così si lucidano. Lo facciamo così per tutti, anche questi in resina, eh? Sia quelli in resina che quelli in pasta polimerica. Ecco asciugare, questo è quello in pasta polimerica. Guardate quanto sono. Faccio danni con la videocamera davanti, non sono contenta.
insomma, ecco, dobbiamo lucidare tutti quanti e una volta ovviamente lucidati avremo questo aspetto qui. Quindi un cabochon recuperato, poi dietro questi potranno essere lavorati all'embroidery, al non so come si vuole, e poi si copre la parte posteriore per evitare di far vedere insomma qualche macchia, oppure se proprio volete con dell'acetone togliete questo smalto che ovviamente si è depositato nella parte posteriore. Ed ecco qui. Spero che il video vi sia piaciuto. E queste sono alcune foto dei lavori che ho finito di lucidare e quelli che avete visto insieme nel video. Ora vi saluto, spero di esservi stata utile anche questa volta e al prossimo video.